Ciao a tutti, vi volevo presentare l'Ardimentosa, la mia Vespa da viaggio che mi accompagnerà per un bel po' di chilometri, si spera, e più che altro per dare qualche spunto ai viaggiatori, futuri viaggiatori, quelli presenti e quelli attuali. Ovviamente spiegherò un attimo quello che ho fatto su questa Vespa, quali sono stati i miei accorgimenti. Ovviamente non pretendo di avere la verità in tasca, perché non è nel mio stile, soprattutto perché ovviamente qualcuno avrà sempre un'idea migliore della vostra. Quello che ho fatto io su questa Vespa è stato frutto della mia esperienza passata e di molte chiacchiere con gente che comunque sia di Vespa ne capisce. Ovviamente sono temi su cui ci sono molte filosofie di pensiero, su cui molta gente spesso si scanna volentieri, quindi prendete questo video come spunto di riflessione e nient'altro. Una cosa volevo dire, piccola premessa, sarà un video abbastanza tecnico, quindi magari potrà risultare più noioso per i non addetti, quindi bypassatelo se non siete sul pezzo vespistico, se non mangiate Vespa, ecco. E poi un'altra piccola premessa è che alla fine di questo video comparirà una schermata come questa qua in sovraimpressione adesso, e semplicemente, siccome è la prima volta che comparirà, la voglio semplicemente spiegare e spendere due parole, ovvero io, come sapete, preferisco non avere sponsor durante i miei viaggi, quindi ho pensato, per ammortizzare le spese, di vendere qualche gadget, magliette, spille, toppe e quant'altro. Sono veramente carini, almeno per me lo sono. Non diventerò ricco, almeno, ripeto, cercherò di ammortizzare un po' le spese di questo lungo viaggio. Su vespanda.com potete trovare tutto quello che è utile per un vero vespista. Chiuso il piccolo spazio marchetta, iniziamo con il video spiegando la Vespa nelle sue peculiarità. Per prima cosa, innanzitutto, però, voglio dire perché la Vespa ho scelto per questo viaggio. Non voglio dilungarmi sui vari motivi per cui noi vespisti scegliamo una Vespa, non voglio cioè dilungarmi sul fatto che la Vespa non si rompe quasi mai, che la Vespa è il miglior modo per sporcarsi le mani di mondo e anche di morchia, non voglio dilungarmi sul fatto che i ricambi si trovano dovunque e ovunque può aggiustare la vostra Vespa se già non lo sapete fare voi. Quindi, dato per scontato tutto questo, perché la Vespa? La scelta di questa Vespa è ricaduta su due fattori principali. Primo fattore: per un viaggio del genere io sono abituato a scegliere Vespe con la sacca posteriore sinistra libera, in modo da poter infilare tutto quello che devo, pezzi di ricambio o serbatoi supplementari e quant'altro, perché comunque sia è fondamentale avere dello spazio in più su una Vespa, soprattutto che, ricordando che la Vespa non è gigante. Quindi la prima scelta sul modello è stata sulla sacca posteriore sinistra, che doveva essere ampia e capiente. Secondo motivo per cui ho scelto questa Vespa, fondamentalmente il motivo più importante, perché mi piaceva la linea e il colore, ovvero ho scelto il mezzo con cui girare per il mondo in base solo a una questione estetica. E basta, davvero, credetemi. Difilati quindi da chi spende quintali di parole cercando di convincerti su quale sia il mezzo migliore per girare il mondo. Il mondo si può girare tranquillamente con una Kamaz russo, una GS Adventure, con un Piaggio Ciao e con una bicicletta, o anche con i propri piedi. Però cosa cambia da un mezzo all'altro, fondamentalmente? Io credo che i mezzi siano un po'... faccio questo parallelismo con la fotografia, che è un'altra mia passione. I mezzi siano un po' come i filtri che si mettono sopra l'obiettivo. Ci sono i filtri polarizzatori, i filtri ND, i filtri colorati.
e in base al filtro che si monta sull'obiettivo, sull'ottica, cambiano le fotografie. Ovvero, il mondo comunque rimane sempre uguale, sempre a sé stante, è lì, a prescindere dal filtro che uno possa montare, però si percepisce in modo differente. E la stessa cosa è il mezzo con cui uno viaggia per il mondo. Alla fine le strade sono uguali, i deserti sono uguali, non è che cambia se lo faccio con una Vespa o se lo faccio con una BMW GS, no? Il mondo lo fruisco uguale in ogni modo. È ovvio che cambia poi quello che io percepisco, perché per esempio con una Vespa che va a 60 km/h riesco ad apprezzare di più i colori, riesco ad apprezzare di più gli odori e quindi mi arrivano alla mente esperienze organolettiche passate e quindi qua divago mentalmente durante i miei lunghi spostamenti. Invece viaggiassi con una BMW GS oppure che ne so con una moto da strada andrei molto più veloce e quindi avrei delle sensazioni molto più marcate, quindi vedrai il mondo in un altro modo, che non vuol dire essere un modo migliore o peggiore, è semplicemente differente. Quindi l'unico consiglio che posso dare è: ognuno scelga il mezzo in base alla propria sensibilità con cui vede il mondo, veramente è fondamentale questa cosa, e perché alla fine comunque sia il vostro compagno di viaggio, se non c'è affinità, ragazzi, è un bel casino. Quindi in base alla propria sensibilità, alla propria affinità, eccetera, scegliete il mezzo con cui viaggiare per il mondo. Vai, partiamo dall'avantreno, dall'alto, dal parabrezza. Per me è fondamentale per ripararmi dal vento, dal freddo, dalla pioggia, dai sassi, dagli insetti, dalle punture di insetti e quant'altro. Purtroppo è comunque sia l'unico elemento antiestetico che ho messo su questa Vespa. E di solito mi sono sempre affidato ai parabrezza, ai maxi rider dell'officina Tonazzo, quindi bravo Luca che li ha inventati. Però questa volta me lo sono dovuto costruire su misura il parabrezza, perché il manubrio della Vespa GT ha una geometria differente, quindi non mi era congeniale. E per congeniale cosa intendo? Secondo me un parabrezza cosa deve rispettare? Che requisiti deve rispettare? Deve rispettare il fatto che comunque sia uno ci possa vedere oltre, quindi avere una visuale libera dal parabrezza, quindi avere gli occhi leggermente più in alto del parabrezza, perché soprattutto in caso di pioggia questo può essere veramente utile. E poi comunque sia deve essere coperto, quindi deve essere abbastanza ampio e grosso. E quindi niente, per questa volta me lo sono tagliato io, l'ho tagliato plexiglass, me lo sono sagomato e questo è il parabrezza. Fondamentale per me. Poi, per quanto riguarda invece lo specchietto posteriore, consiglio di scegliere quello con la staffa più lunga possibile, perché comunque sia sarete carichi, quindi è importante vederci dietro. C'è chi preferisce avere il supporto in plastica dello specchio. È vero, vibra di meno perché pesa di meno, però il problema è che quando si cade si distrugge. Io ho scelto questo qua in metallo, sperando che sia un po' più resistente. Poi c'è anche chi mette lo specchietto sulla destra, male non fa. Si può notare come abbia scelto un contachilometri digitale, ovvero affiancato a quello analogico della Vespa un contachilometri digitale di una bicicletta. Questo perché ho notato, almeno sulla sprint veloce che avevo usato nello scorso viaggio, che ogni 7-8 mila chilometri si spezzava il cavo del contachilometri, quindi un po' era una rottura cambiarlo ogni volta. Quindi io ho puntato su un contachilometri di una bicicletta. E sempre riguardo al manubrio, le manopole. C'è chi mette dei pesi all'estremità per bilanciare più tutto, per non far vibrare il manubrio di una Vespa, soprattutto ricordando perché il peso di una Vespa è fondamentalmente dietro, quindi vibra abbastanza il manubrio. Io non l'ho fatto, e c'è chi all'interno dei canotti del manubrio ci infila i rotoli di denaro
in caso di emergenza, è un buon nascondiglio. Pensatela magari andando in viaggio di poter usare il vostro canotto come riserva di denaro sonante. Sempre parlando del manubrio, il bello e il problema di questa vespa è che ha il faro trapezoidale. Questo cosa vuol dire? Che purtroppo ha una profondità di campo molto inferiore rispetto a una parabola, che è molto più concava. Quindi questo mi permette di avere un fascio un po' più ravvicinato, e questo per viaggiare di notte non è l'ideale. Io ovviamente ho un impianto a 12 volte rispetto al suo originale 6 volte, poi del motore parliamo dopo. Il 12 volte mi permette di avere una lampadina un po' più potente, per quanto comunque sia la geometria del faro rimane la stessa e quindi non è il massimo. E ultima cosa, della sempre rimanendo ambito manubrio, volevo spendere due parole per quanto riguarda le guaine e i cavi. Io uso solo guaine al teflon, quelle che hanno all'interno uno strato di teflon, perché sono molto più morbide, fanno scorrere molto meglio i cavi all'interno e non hanno neanche bisogno di olio grasso i cavi. E poi per quanto riguarda i cavi, dei cavi normalissimi vanno bene. Ho avuto delle esperienze in passato con dei cavi svedesi, durano poco e si spezzano più facilmente dove c'è il nottolino, quindi io consiglio semplicemente dei cavi normali. Ingrassateli bene nel caso voi non facciate uso di guaine svedesi. Lo scudo, come potete vedere non ho montato una portapacchi anteriore. È utile innanzitutto perché ci potete mettere della roba. E poi anche perché comunque sia dà un certo equilibrio alla vespa, che ripeto ha tutto il peso posteriormente. Non l'ho messo per una questione estetica, perché non volevo rovinare la linea della vespa. Sono malato, amen, me ne farò una ragione. Per quanto riguarda invece il piantone della vespa, ecco, volevo semplicemente far notare che ho usato una molla rinforzata, un po' più dura, e un ammortizzatore da 100 PSI, ovvero un po' più duro, anche questo che ho comprato su SIP, che gli fa la SIP. Questo perché? Per rendere la frenata della vespa un po' più decisa, soprattutto per le vespe che non hanno il freno a disco come questa qua. Quindi devo dire che affondando di meno questa vespa, frena un po' di più. Non è male ogni tanto provare l'ebbrezza di frenare con l'anteriore su una vespa. Seconda parte. Vediamo subito una tanica di riserva, perché è imprescindibile quando si fanno questi viaggi, perché spesso ci sono centinaia di chilometri deserti dove non c'è neanche una stazione di servizio, quindi avere dei litri di miscela con sé è, direi, utile. Quindi portatevi sempre una bella tanica di riserva. Poi non è detto che debba essere di metallo come questa qua, che è abbastanza pesante, può essere tranquillamente di plastica, molto più leggera da portare. E per quanto riguarda invece la pedana, lo sapete, la parte critica della vespa è la pedana. C'è chi ci spalma del gran grasso sopra e anche sotto. Io ho spalmato del gran grasso sotto la vespa, sotto la pedana, per non farla arrugginire, per ovviare al problema della ruggine. E poi c'è anche chi evita di mettere il tappetino. Effettivamente il tappetino è un buon ricettacolo di umidità e quindi non è una cosa positiva per la vostra pedana. Io questa volta non l'ho messo, l'altra volta l'avevo messo perché comunque sia montando un 200 l'altra volta c'erano molte più vibrazioni e il tappetino le attenuava in qualche modo. Questa volta non credo sia necessario. E un'altra cosa, parlando sempre della pedana, il piantone centrale l'ho praticamente cosparso di olio esausto all'interno, sempre per un problema di ruggine. Sotto la pedana cosa c'è? Il cavalletto. Il cavalletto è un cavalletto rinforzato che ho comprato sempre sulla SIP,
ed è utile perché a lungo andare spesso anche con il peso tende a piegarsi e quindi un cavalletto rinforzato può essere utile. L'unica cosa che da stare attenti è quando montate una marmitta non originale come ho montato io, a volte capita si debba fare una piccola modifica al cavalletto perché sennò tocca sbatte contro la marmitta. Poche robe, si taglia una staffa e la si salla da un'altra parte, però è giusto specificarlo. Sempre rimanendo nella parte bassa della Vespa, mi sono dimenticato prima, parlando degli ammortizzatori, alcune cose sulla ruota, ovvero qua anteriormente c'è una ruota con una fascia bianca per una questione sempre estetica. Certi si trovano meglio con delle gomme, delle ruote tassellate, certi con i profili sportivi. Per me direi che fondamentalmente è abbastanza indifferente, anche perché vado a 60 km/h, quindi non è una grande differenza. E quando piove non ho mai notato questa grande differenza tra una e l'altra, personalmente. L'unica cosa che voglio far notare è per quanto riguarda i copertoni. Sì, è vero, potete partire con quelli che voi preferite, però tranquilli che durante il viaggio non li troverete quasi mai, quindi abituatevi. Alla fine io parto con quelli che ho trovato nel mio garage. Tanto per farvi dare un'idea, quando ho attraversato il deserto attico, più o meno 1500 km di fango, avevo in Alaska, avevo dei copertoni dello Zip che sono più larghi e hanno un profilo sportivo. Praticamente io ho fatto 1500 km in mezzo alla fanghiglia e alla pietra con questi copertoni sportivi e spessorati, e questo mi ha costretto a usare delle rondelle che separassero la ruota dagli ammortizzatori. Questo per farvi capire quanto può essere relativo il copertone. Per quanto riguarda invece la camera d'aria, e questa sì secondo me fa la differenza, io ho sempre prediletto le Continental perché sono qualitativamente migliori rispetto agli altri, sono anche più spesse secondo me e quindi possono durare anche di più, anche se piccolo suggerimento che do è prendere una camera d'aria usata, vecchia, ritagliarla e interporla tra il copertone e la camera d'aria nuova, questo per creare un po' più di spessore per evitare forature. Per quanto riguarda invece il cerchione vero e proprio, io ho usato dei normalissimi cerchioni scomponibili originali e non ho usato i cerchioni tubeless. Questo perché, per quanto siano utili per salvare a volte la vita, difficilmente incontrerete sul vostro cammino i gommisti che possono aiutarvi a cambiare eventualmente una ruota sul tubeless, perché comunque sia ci vuole la macchina specifica, altrimenti si rischia di rovinare il tubeless stesso. Io una volta, lo scorso viaggio, quando sono andato in America, ero partito con un cerchione tubeless, l'ho lasciato dopo pochi chilometri perché ogni volta che si bucava era una rottura trovare il gommista che lo sapesse sostituire, no? E quindi io cerchioni originali e via andare. Ripeto, si sta parlando sempre di una Vespa che deve affrontare il mondo, non che deve girare in Italia o che deve stare in Europa. Per stare in Italia e girare in Europa io credo vada benissimo un cerchione tubeless. Adesso ci spostiamo un attimo nella parte posteriore. Per quanto riguarda la sella, ecco, la sella secondo me è è la componente più importante su una Vespa. Prima del motore è più importante la sella. La sella è quel posto in cui vi siederete per giorni, delle settimane, per dei mesi, per degli anni. E deve essere fondamentalmente comoda, perché sennò vi passa la voglia di viaggiare, di percorrere i chilometri, di stare al mondo. La Vespa deve essere comoda. E io semplicemente cosa ho fatto? Secondo me la sella più comoda al mondo è la King & Queen. Comoda quanto brutta, lo ammetto, c'entra poco con l'estetica della Vespa.
cosa ho fatto io? L'ho tagliata in due e poi l'ho fatta rivestire. Anche perché così mi sono ritrovato dello spazio aggiuntivo dietro questa sella. Portapacchi posteriore. Io vado molto orgoglioso di questa pensata che ho realizzato, ovvero portapacchi, questo portapacchi qui è un classico portapacchi. Io ho realizzato questo portapacchi qui che si posiziona un po' sul serbatoio e un po' sopra l'ammortizzatore posteriore. Questo perché? Perché qua appoggerò molti dei miei bagagli, perché il peso è fondamentale distribuirlo sull'ammortizzatore posteriore per non dare l'effetto leva alla Vespa. E secondo me è fondamentale. Tra l'altro rimanete sintonizzati sui canali Vespanda, perché a breve ci saranno delle novità, ovvero cercherò di realizzarlo e produrlo in serie, quindi venderlo a chi lo vuole. E secondo me è fondamentale. Sempre parlando del portapacchi posteriore, l'unica cosa che volevo far notare è che ho rinforzato questa parte qui. Perché? Perché il tondello su cui grava il peso, questo tondello qua, spesso si spezza durante i viaggi. Quindi ho fuso questa placchetta sopra questo tondello, per esperienza passata. Sotto portapacchi e sotto la sella cosa c'è? Il serbatoio. Il serbatoio io consiglio di mettere, per chi viaggia con delle Vespe così vecchie, il serbatoio del PX prima serie, quello senza miscelatore. Perché? Io non lo sapevo, me ne sono accorto quando l'ho smontata. Il serbatoio di queste vecchie Vespe hanno una curvatura più accentuata all'interno. Questo a discapito della capienza, no? del serbatoio interno. Sempre parlando di serbatoio, quello che consiglio io innanzitutto è pulirlo bene all'interno e che non ci sia ruggine, e se c'è della ruggine ricoprirlo con la tancherite o qualche prodotto simile, perché è fastidioso fermarsi in mezzo al deserto perché non passa più la benzina dal serbatoio, dal rubinetto. E poi un'altra cosa ci si mette all'interno sempre? Miscela. Quando si gira per il mondo capita di mettere le peggiori benzine di contrabbando e la Vespa le deve digerire, e amen, non c'è alternativa. E spesso capita anche di metterci dentro il peggior olio. Io quando ero negli Stati Uniti ho fatto fatica a trovare dell'olio due tempi. Quando chiedevo olio due tempi mi indirizzavano verso i cambisti di giardinaggio, no? Ovvero lì potevo trovare l'olio per la motozappa e basta. E quello è stato il mio olio due tempi negli Stati Uniti e nel Nord America. Invece in Centro America e spesso in Sud America, quando chiedevo l'olio dei due tempi mi sorridevano e mi dicevano: guarda, se vuoi abbiamo questo delle automobili, se ti va bene bene, se no arrangiati. Mi andava bene e devo dire che 82.000 km li ho percorsi con i peggiori oli, neanche due tempi, e le peggiori benzine. La Vespa ha detto bene. Quindi quello che dico sempre è: non formalizzatevi se ogni tanto non spendete 12-10 euro per un litro di moto, perché onestamente una Vespa con un motore tanto più originale non ha bisogno di queste chiccherie, per passatemi il termine. Ammortizzatore posteriore. Io questa volta ho montato una IS e ne ho sentito parlare bene. Comunque sia, non conto assolutamente di arrivare fino alla fine con lo stesso ammortizzatore, perché dopo 20-30.000 km di strade ben fatte, ben dure, di buche, con tutto il peso dei bagagli, non c'è ammortizzatore che tenga. Parliamo un attimo del motore, vi dico un attimo cosa ho pensato per questo motore. Allora, innanzitutto la cilindrata è un 150, l'altra volta avevo usato un 200 di cilindrata di un rally e questa volta un 150. Perché? Perché penso che il 200 sia un motore fenomenale.
però per viaggiare da solo è abbastanza sprecato, e soprattutto il problema del 200 che beve un po' di più, consuma più benzina, e questo non è più che altro un problema monetario, è più che altro un problema di autonomia. Quindi motori come il 125-150 permettono di avere un'autonomia maggiore, e ripeto, dove ci sono pezzi con 500-600 km senza nulla può tornare utile. Altro assioma che ho voluto rispettare nel fare questo motore è l'originalità, ovvero ho cercato di usare quanto più possibile pezzi originali, perché per me originalità è sinonimo di affidabilità e poi anche di intercambiabilità, o quantomeno di facilità nel reperire pezzi di ricambio durante la strada. È ovvio che anche una Vespa si può rompere, e avere dei pezzi originali ti permette magari di trovare il negozio a Zanzibar che ti dà la biella o l'albero motore originale. Entrando nello specifico, il blocco motore è un blocco motore di un PX della fine degli anni 70, ovvero di un motore senza miscelatore. È vero, più noioso fare la miscela ogni volta che ci si ferma dal benzinaio, però secondo me si rischia anche di meno a volte, perché comunque sia, se non si sta attenti o se non si fa manutenzione, il meccanismo del miscelatore può rompersi, e se si rompe non perdona. Quindi io ho sempre preferito motori senza miscelatore. Per quanto riguarda invece la frizione è una frizione 7 molle. Ho tolto la 8 molle che ho trovato su questo, molto più delicata, delle componenti più piccole, le molle sono più piccole, eccetera, e per quanto comunque sia più morbida. E ho scelto la 7 molle perché potevo scegliere la 6 molle, ma perché scegliere la 6 molle quando c'è la disponibilità di una a 7 molle, che è un po' più dura a morire. Quindi molla la frizione a 7 molle con dischi spessorati Climax. Questo cosa mi permette? Mi permette di avere una frizione che risponde meglio quando stacco. Quindi devo dire che per adesso ho fatto un migliaio di chilometri di rodaggio e mi sta dando assolutamente soddisfazione. Sempre parlando di quella zona lì del motore, all'interno dell'albero motore, chiavette, anche qui le chiavette le ho messe quelle che mi ha dato Climax, perché sono un po' più, hanno un acciaio più duro, e non mi è mai successo niente per quanto riguarda, non ho mai schiavettato, però se c'è la possibilità di avere queste chiavette, perché non metterle? Paraoli e cuscinetti. Io ho sempre usato solo e soltanto, per me una fede, paraoli Corteco blu. L'unica cosa che mi sento di dire, di stare attenti ogni volta che si chiudono i motori, è usare e stare attenti al paraolio che si mette lato frizione. Mi raccomando, se sul vostro semicarter all'interno della sede del cuscinetto c'è la scalanatura, mettete solo paraoli tutti in gomma, perché dilatandosi poi si vanno a ficcare dentro questa fessura. Se invece la sede del cuscinetto non ha scanalature interne, mettete solo e soltanto paraoli con la parte esterna in ferro. Dato che non si dilatano, non c'è bisogno di questa scanalatura e fanno più presa all'interno della sede. È fondamentale, veramente. I cuscinetti, io uso sempre soltanto SKF, non mi hanno dato mai nessun problema. So che la Pinasco fa dei cuscinetti con più sfere, non lo so, io per dei motori originali non ne vedo poi questa grande necessità. Gli SKF comunque sia sono di solito sinonimo di garanzia e di qualità. Per quanto riguarda invece l'albero motore originale Piaggio, io l'ho solo semplicemente fatto aprire dal rettificatore e chiuderlo, facendo cambiare tutto quello che c'è all'interno, rulli, ASO e quant'altro, e ho montato la sua biella originale e quant'altro. Quindi direi che l'albero motore originale Piaggio è il migliore. Per quanto riguarda invece i parastrappi,
apritelo, ogni volta che aprite il motore sventratelo, è una rottura di balle perché ci sono i ribattini eccetera, però se succede qualcosa che siete in viaggio dovete riaprire tutto l'intero motore, quindi aprite ogni volta il parastrappi. E io all'interno dei parastrappi cosa ho fatto? Ah sì, ho messo delle molle sempre che mi ha dato il buon Christian Grimaz, che invece di avere la sezione rotonda ce l'hanno quadrata. Onestamente non mi chiedetemi perché dovrebbero essere più resistenti, poi sugli aspetti così tecnici chiedete direttamente a Grimaz, mi sono fidato dato che lui è uno che se ne intende. Quindi, e sempre parlando di Grimaz, tra parentesi, non voglio fare la marchetta a favore di Grimaz perché credo che non ne abbia bisogno, ma semplicemente perché un mio amico, e parlando con lui, a parte che lui stesso mi ha detto vai con un motore originale, ti posso dare al massimo qualche componente, gli mi ha dato qualche componente sua, quindi queste componenti Grimaz semplicemente le ho messe perché me le ha suggerite lui, e non per fargli della buona pubblicità, anzi se si rompono sarò il primo a dire Grimaz fai dei prodotti schifosi, anche se secondo me sarà difficile conoscendo il soggetto. E no, l'unica cosa che volevo semplicemente dire è la crociera, questa sì ragazzi è fondamentale che anche quelli Piaggio mettono la sacchettino con la marchiato Piaggio, però non si sa bene dove arrivano, c'è chi ha avuto problemi, chi ha riscontrato problemi che si rompessero, che si non durassero più di tanto, e c'è la SIP che vende delle sue crociere rinforzate, c'è Grimaz che vende delle sue crociere rinforzate, io ho una crociera Grimaz, dovrebbe durare un bel po', e ovviamente non è solo la crociera quella che fa saltare le marce a volte, e sono anche gli spessori all'interno del cambio, quindi controllate bene gli spessori, al massimo cambiate l'anello che c'è di spessore all'interno, e poi anche il selettore delle marce, controllate che non abbia nessun gioco, al massimo cambiate il nottolino che c'è sul selettore, è fondamentale per non far saltare le marce. Tutto condito all'interno del motore con del buon vecchio olio minerale SAE 30 che non mi ha mai dato nessun problema, e via. Ah sì, l'ultima cosa è la marmitta. Per questo viaggio ho puntato su una Polini, dato che comunque sia il motore originale, per avere qualche cavallo in più ho pensato di usare una Polini. Non ho usato la SIP perché mi è stato detto che la paratia interna della SIP dopo 5.000 km o poco più tende a dissaldarsi. Non ho usato una originale perché comunque sia volevo donarle alla Vespa qualche cavallo in più, ho usato una Polini, che comunque sia la Polini di marmitte ne capisce. Mi hanno parlato molto bene delle Megadella, non ho mai usato, la prossima volta vedremo di mettere sopra una Megadella. E poi, ah no, una cosa fondamentale, l'impianto, ho tolto le puntine all'accensione elettronica, pro e contro li sappiamo tutti, preferisco comunque sia cambiare un pick up che stare ogni 10.000 km a regolare magari le puntine o avere problemi di avviamento perché sono umide o che altro. Spero di aver fatto la scelta migliore. Ovviamente questo a grandi linee quello che ho fatto su questa Vespa, ovviamente è stato cambiato tutto, comunque si è ingrassato, sostituito, è una Vespa fondamentalmente abbastanza nuova, tutti i dettagli devono essere controllati per filo e per segno, dai più piccoli ai più grandi, quindi non date per scontato nulla, ingrassate bene qualunque cosa e sostituite il componente se non è nuovo, perché comunque sia dovrete affrontare dei chilometri estremi, quindi pensateci. Poi comunque sia, ovviamente non spero di avere la Vespa immortale perché ancora la macchina perfetta la devono costruire, e ricordatevi sempre che siamo nel 2017, pezzi di ricambio Vespa si trovano un po' in tutto il mondo, se vi dovesse succedere qualcosa avrete un Piaggio Center a 200 km di distanza, riuscirete a scamparvela.
e comunque sia, ricordando sempre che siamo nel 2017, al massimo ve lo fate spedire. Quindi penso di aver detto tutto, spero abbiate avuto la forza d'animo di arrivare fino alla fine di questo video, spero di poterne fare uno più che altro su tutto quello che caricherò su questa Vespa, ovvero l'equipaggiamento, e vediamo se ho tempo lo faccio, perché anche lì secondo me c'è qualche dritta che può essere utile. E niente, acquistate un sacco dei miei gadget e alla prossima.